Buonasera, buonasera a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute alla cerimonia di accensione delle luminarie della città di Tropea. Grazie mille a tutti quanti per la vostra presenza e per aver riempito questa splendida location che ci ha regalato una grande emozione nel momento in cui siamo entrati oggi noi come gruppo di performer. È stata davvero una grande emozione e nonostante la pioggia ringraziamo anche il Fato per averci regalato la possibilità di poter vivere questo spazio. Grazie mille e benvenuti. Questa è ovviamente un'occasione molto importante sia per noi sia per questa città ed è per questo che invito qui i promotori, anzi i promotori e le promotrici di questa giornata, il sindaco, l'avvocato Giovanni Macri, invito a venire qui sul nostro piccolo palco improvvisato e anche la presidente dell'associazione commercianti Romania Zangone, vi invito a fare un applauso, grazie. Innanzitutto vorrei ringraziarvi da parte anche di tutti i partecipanti e anche da parte della città di Tropea, perché questo tipo di manifestazioni sono i passi necessari affinché si possano creare delle condizioni per un tipo di turismo e di vita completamente differente all'interno dei nostri borghi. Tropea rappresenta ovviamente una perla, veramente una perla irripetibile del nostro territorio, ma nonostante questo il fatto che si pensi e si sia visionari nell'andare oltre alla visione del turismo soltanto estivo, questo vi fa veramente onore e da parte nostra tanti complimenti. Cedo adesso la parola alla presidente Romania Zangone dell'Associazione Commercianti, che è la promotrice e organizzatrice dell'evento. Grazie Serena, buonasera a tutti. Siamo giunti a questo quarto anno, questa quarta edizione del villaggio di Natale, edizione 2022. Quattro anni fa è iniziata questa avventura, definiamola proprio avventura perché non ci aspettavamo quello che poi è avvenuto. Il primo anno eravamo a Piazza Ercole, tanto emozionate quanto oggi, e a Piazza Ercole c'erano le ballerine delle scuole di danza di Tropea che hanno intrattenuto la serata. È stata un'emozione veramente forte perché tutta Tropea era raccolta nella piazza più bella, che è appunto Piazza Ercole, la piazza principale di Tropea. Anche quest'anno avremmo voluto ripetere queste emozioni a Piazza Ercole, ma non siamo in una location, come diceva Serena, veramente esclusiva. Non è da meno, non c'è la piazza di Tropea, ma veramente vi ringrazio per essere qua, stati presenti, siete tantissimi, la sede è gremita di gente. Siamo qui, siamo molto emozionati, volevo ringraziare Serena, la direttrice artistica dei Pagliassi e tutti i ragazzi e gli artisti che si esibiranno questa sera. Sono tutti dei professionisti molto in gamba, quindi vedrete uno spettacolo veramente unico. E mi piace dire che a Tropea è sorta una nuova tradizione, questa tradizione è l'attesa proprio dell'accensione delle luminarie. C'è molta tensione, molta attesa nelle settimane precedenti, tutti ci chiamavano, ci fermavano perché guardavamo le condizioni meteo, eccetera, tutte queste cose ci hanno ancora di più emozionato. Questo significa che si è creato in questi anni un clima molto favorevole attorno al Natale.
che veramente basta poco, perché il Natale è la festa più bella dell'anno, ma grazie a questa iniziativa che sottolineo in collaborazione col Comune di Tropea, che ha la parte ovviamente predominante, e noi di ASCOM, che siamo dei semplici volontari, ce l'abbiamo messa tutta in questi anni a realizzare quello che potevamo fare, quello che era nelle nostre forze. Ringrazio per questo le mie collaboratrici, Maria Antonietta Pugliese, presidente della Proloco, e Romania Marchese, che sono state sempre al mio fianco, e tutto quello che vedrete è iniziativa di ASCOM e di loro, e di tutto il direttivo, che è sempre presente ad ogni mia richiesta. E nulla, vi auguro una splendida serata e passiamo la parola a Serena. Grazie mille anche da parte nostra per la fiducia che già per il secondo anno riponete in noi, perché quello che abbiamo preparato sia l'anno scorso sia quest'anno è uno spettacolo fatto, è unico. Le prime sono sempre state fatte qui, proprio perché si è creata questa sinergia di intenti che va a investire sul territorio, perché oltre ad essere calabresi, per esempio, nello specifico, io e l'altro direttore artistico, che sarebbe Nicola, siamo comunque ormai trapiantati, Nicola è di Nicotera, quindi comunque di un territorio abbastanza attiguo a quello di Tropea, ed è bello per noi anche investire su un'idea di bellezza che vada oltre ai canoni a cui tutti quanti siamo abituati. E proprio per questo volevo passare la parola al sindaco, a Giovanni Macri, con una domanda un po' difficile, ok? Il tema che è stato scelto quest'anno è il tema della pace. Il tema della pace associato alle luminarie, quindi alla luce. Come mai questa associazione? Come mai la pace la associamo comunque a questo momento, a questa luce? E in questo momento, tra l'altro, apro una parentesi, ce n'è davvero bisogno a livello mondiale anche. Infatti no, è una domanda difficile, però mi è venuto un flash in questo momento. Basti pensare all'Ucraina, quello che sta succedendo, buio delle case, la mancanza di luce, le bollette per noi, per l'Europa, ma lì già quel clima di buio, insomma, non ti mette sicuramente di buon umore, anzi ti provoca una tristezza anche guardare la platea al buio, non è uguale a vederla illuminata. Sì, diciamo, la luce valorizza, ci sono artisti della luce, quindi noi attraverso le luminarie vogliamo anche valorizzare il nostro borgo, sempre lo ripeto, per uscire da quell'idea di località turistico balneare, invece vogliamo mostrare l'altra faccia di una città che vuole vivere anche, ecco, vedi che significa andare al buio, vivere anche in inverno, in autunno. I miei amici lo possono testimoniare, io lo posso dire, voce altro, per una città che ad ottobre diventava un luogo chiuso per lutto, per poi riaprire verso vicino Pasqua. Oggi è una città pulsante, tutto l'anno capace di mostrarsi, di vivere anche in momenti che fino a poco tempo fa sembravano improponibili. Quindi il Natale è stata una scommessa vinta, ed è stata una scommessa fatta non tanto, un'altra cosa che diciamo sempre, non per motivi commerciali, economici, e qui ecco la bontà della scelta e il merito che va sia all'amministrazione comunale, ma soprattutto all'associazione commerciante e agli albergatori, perché ovviamente tutto è finanziato dal comune, in buona parte, in larga parte del comune, attraverso i proventi della tassa di soggiorno, che avremmo potuto destinare anche ad altre cose. L'obiettivo era quello di far vedere a chi di turismo non vive, e ce ne sono pochi, ma ce ne sono, quindi che vivono durante l'estate, quelle che sono le criticità che un turismo importante come il nostro determina, che i benefici si vanno a ricadere su tutta la comunità, dai bambini agli adulti. Quindi era quello l'obiettivo. Poi invece si è innescato un movimento enorme di curiosità verso la nostra località. Oggi siamo uno dei primi centri, penso che siamo secondi solo a Torino, ad aver dato il via al villaggio di Natale, quindi
uno esperimento sicuramente riuscito, ripetibile, che negli anni andrà avanti, e adesso abbiamo conquistato anche una certa storicità che ci consentirà di partecipare a bandi importanti. Noi siamo andati avanti, ricordo, in due anni in cui il Covid ha messo in ginocchio l'Italia, e questa manifestazione non veniva nemmeno compresa, ma noi l'abbiamo fatta perché volevamo creare l'evento e fissarlo nella mente del pubblico. Quindi Tropea a Natale è luminare, è Villaggio di Natale. Ci siamo riusciti, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Concludo solo, ringrazio ovviamente Romania Zangone, presidente dell'ASCOM, Maria Antonietta Pugliese, presidente della Proloco, Massimo Vasito, presidente dell'ASALT, Giuseppe Chiapparo, presidente dell'associazione Ospitiamo Tropea, e tutte le associazioni che hanno dato il loro contributo per la creazione dell'evento, perché è un evento e tale se qua all'interno ci sono i contenuti. Quindi al di là del luminare vanno messi dentro i contenuti, quindi sarà un Natale nostro ricco di contenuti. Il programma già presentato è solo una bozza, diciamo, accenna a quello che sarà poi durante da qui all'Epifania, quelli che saranno gli eventi che allieteranno il pubblico che ci verrà a fare visita. Sono stato lungo. Lungo, ma meritatissimo applauso. Lungo ma estremamente chiaro, direi, anche perché questa apertura più che al turista, al viaggiatore, quindi a colui il quale ha come obiettivo l'esperienza piuttosto che la massa, il turismo di massa estivo che ci sta e ringraziamo il cielo che ci sia, credo che sia, appunto, rimarco quello che dicevo all'inizio, visionario. Il parcomaci che arriveranno a 10 euro all'ora, non so, ma però vabbè, queste poi ovviamente sono delle notizie che poi se la stanno approfitto così dicono che non do le notizie in anteprima. A Natale siamo buoni, sì. Però in tutto questo si incoraggia così anche un altro tipo di struttura, che è quella del turismo lento, no? Del turismo che va a lavorare più sulla bicicletta piuttosto che su mezzi di locomozione che possono essere anche sostenibili. Quindi si va avanti a come dire, abbracciare quelle che sono anche le direttive dell'Europa, quindi chapeau, che ben venga rispetto a tutto questo. Per questo direi che il sindaco e l'associazione meritano il nostro applauso e il nostro anche ringraziamento per il lungo lavoro che c'è dietro tutto. Intanto vi ringrazio e invito tutti quanti ad un momento di concentrazione, perché adesso, come è diciamo ormai dall'anno scorso abitudine in qualche modo fare, quest'anno, dall'anno scorso e anche quest'anno, vogliamo iniziare cerimoniare in qualche modo l'apertura delle luminarie attraverso non una cerimonia standard, ma una cerimonia performativa, una cerimonia che possa attivare le emozioni e che possa attivare anche una riflessione intorno al concetto importante che abbiamo definito prima, che è proprio quello della pace. E come attivarle queste emozioni se non attraverso l'arte, un'arte trasversale e che mette insieme, perché questo era l'obiettivo appunto mio e di Nicola come direttori artistici, l'obiettivo era proprio questo, suscitare un'emozione e donare lo scettro in qualche modo della riflessione a voi spettatori. Ed è per questo che direi che possiamo iniziare con la performance che dà inizio alla cerimonia di accensione delle luminarie di Tropea e del mercatino di Natale. Del villaggio di Natale. Grazie mille, buona visione.